Abitare il futuro in piena sicurezza. Disponibile in tutte le filiali Banca Popolare di Vicenza. Buona giornata e ben ritrovati, un'edizione che apriamo con la cronaca di un grave incidente avvenuto questa mattina all'interno di un'azienda. Un uomo è rimasto schiacciato da un muletto. In collegamento per noi c'è il collega Tiziano Bullato. Buongiorno Tiziano. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno anche a chi ci sta ascoltando. Dicevi giustamente, un infortunio sul lavoro mortale, quello accaduto nel corso della mattinata all'interno delle acciaierie Valbruna in zona industriale a Vicenza. Sul posto si è precipitata dopo l'allarme un'ambulanza della SUEM di Vicenza. Purtroppo per la persona colpita da un muletto non c'era già più nulla da fare. Le prime informazioni parlano di una persona piuttosto anziana, ma come detto sono ancora frammentarie le informazioni delle quali possiamo disporre. Sul posto sono intervenuti anche tecnici dello Spisal e una pattuglia delle volanti della questura. Nella edizione delle 19.30 avremo sicuramente maggiori elementi e particolari in merito a questa vicenda. Per ora è tutto, a te la linea Alessandra. Grazie Tiziano, buon lavoro. Ancora la cronaca: due marocchini di 34 e 41 anni sono stati denunciati per lesioni a seguito di un fatto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Turati a Deauville. I due avrebbero fatto irruzione nell'abitazione di un loro connazionale per aggredirlo e poi accoltellare un ragazzo di 20 anni, anche lui marocchino. La vittima ha riportato lesioni multiple da arma da taglio alle braccia con una prognosi di circa 15 giorni. La lite, secondo i carabinieri, era scoppiata verosimilmente per futili motivi. Ancora la cronaca: un ragazzo colombiano di 23 anni è stato denunciato ieri dai carabinieri di Sossano. Nel pomeriggio il giovane era riuscito a rubare 30 euro dal portafoglio di una signora di 64 anni di Villaga. Voltiamo pagina, primo giorno di scuola anche a Vicenza e nel Vicentino, una scuola che deve fare i conti con tanti problemi e opportunità. In servizio. Un rituale che si ripete ad ogni settembre, puntuale, ma che emoziona sempre. Zainetto in spalla, i genitori che tranquillizzano i figli, i bambini e i ragazzi che si apprestano a conoscere i nuovi compagni e a intraprendere un percorso che in un modo o nell'altro segnerà il loro futuro. Nelle scuole cittadine, sindaco, assessori e consiglieri hanno portato l'imbocca al lupo delle istituzioni. Con loro abbiamo affrontato alcuni dei temi su cui la scuola di oggi deve confrontarsi. Col sindaco Variati, che ha scelto di andare all'istituto Scamozzi e alla Pertini della Riviera Berica, il tema dell'integrazione. A volte alcune problematiche più forti di integrazione ci sono nelle scuole, diciamo, dei quartieri, ed è per questo che il lavoro degli insegnanti qui è ancora più problematico, ancora più delicato, ancora più importante, perché fanno in modo che ragazzi provenienti da paesi anche lontani qui si sentano uguali. Con l'assessore Nicolai, la qualità degli edifici scolastici. 70 impianti, si fa fatica a mantenerli economicamente in questo periodo qua, però l'importante è che ci diamo tutti assieme da fare, perché i ragazzi devono avere un'idea positiva della scuola, un'idea bella, colorata, che li entusiasmi ad impegnarsi e a raggiungere i loro obiettivi. Con la dirigente del comprensivo 3 della Riviera Berica, il ruolo dei genitori. Ho trovato dei comitati genitori molto vivi, presenti, fattivi, e conto ancora molto sulla loro attività e sul comprendere che ciascuno ha un ruolo, e il ruolo del genitore e dei comitati genitori è un ruolo importante. La detassazione dell'energia e del gas e le agevolazioni per il gasolio da autotrazione e l'energia delle aziende. Temi al centro del seminario in programma domani a Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza. Interverranno Carlo Brunetti, presidente del Consorzio Enerindustria e delegato Energia di Confindustria Vicenza, e Felice Longo dell'ufficio delle Dogane di Verona. Sul terreno del cimitero che inghiotte le tombe scatta ora un'indagine del Comune. Il nostro servizio.
Scatta un'indagine del Comune sulla situazione del cimitero di Vicenza. Le immagini trasmesse sabato nel nostro telegiornale hanno fatto il raccontato come alcune zone del campo santo berico stiano inghiottendo le tombe che settimana dopo settimana stanno sparendo come in una sorta di palude. Una segnalazione arrivata da un cittadino che ha deciso di dire basta fotografando la situazione e scrivendo una lunga lettera di indignazione. Una vicenda che ora sta generando non poche polemiche tra gli uffici di Palazzo Trissino. E proprio per questo ieri mattina, dopo il nostro servizio, l'assessore ai lavori pubblici Cristina Balbi ha eseguito un sopralluogo urgente. Sono in corso le indagini per verificare in quale misura i problemi di tenuta siano dovuti al terreno e in quale misura alle tombe, precisa l'assessore, per valutare in quali casi il ripristino spetti alle famiglie e in quale al comune, anche per evitare disparità di trattamento. A quanto pare, fa sapere il comune, in alcune tombe l'affossamento dipende dalla composizione della lapide in marmo particolarmente pesante, mentre in altre c'è solo il terreno che non tiene. Negli ultimi mesi sono stati fatti vari interventi nei cimiteri della città, aggiunge la Balbi. Appena ci saranno i risultati dell'indagine valuteremo gli interventi da fare. Nel frattempo sentiamo i familiari interessati. In ogni caso, infatti, AIM, conclude l'esponente della giunta, non può intervenire per sistemare le tombe date in concessione autonomamente senza la richiesta o il consenso dei familiari. Da 20 anni. Il food and wine sono due settori trainanti dell'economia italiana, il CUOA lavora per le aziende del comparto e anche a supporto dello sviluppo del loro business. Ecco però quali sono le potenzialità e anche le esigenze primarie? Ecco, noi da qualche anno stiamo dando molta attenzione a questi comparti che riteniamo abbiano fondamentalmente alcune esigenze, soprattutto essendo un business devono essere gestiti con le competenze per la gestione di business e quindi con una capacità e una visione imprenditoriale e soprattutto anche con adeguate competenze manageriali di gestione. Ci sono i temi non solo quelli che ho citato prima ma anche quelli dell'internazionalizzazione, del fatto che il settore è molto frammentato e quindi c'è anche l'esigenza di una dimensione che può essere acquisita anche attraverso delle attività di rete e soprattutto quello di fare sistema. L'ultimo è quello di una contaminazione anche tra settori, non solo il turismo che è uno di quelli che più viene in evidenza, ma anche attraverso la stessa industria manifatturiera. L'agroalimentare è una delle eccellenze del Made in Italy rispetto al quale il CUO ha attivato specifiche iniziative. Noi in questo momento siamo impegnati sul fronte sia formativo che di ricerca. Sul formativo noi abbiamo lanciato un corso executive relativo al management delle aziende agroalimentari e uno che è arrivato alla terza edizione sul settore vitivinicolo. Inoltre con la Regione Veneto stiamo partecipando a un bando, un concorso molto importante proprio sulla valorizzazione di quelle che sono anche le smart specialization del settore, quindi identificare il vantaggio competitivo che il settore agroalimentare e vitivinicolo veneto può avere nei confronti dei mercati internazionali. Il CUOAD Altavilla Vicentina offre così soluzioni nuove per lo sviluppo di un settore dalle grandi potenzialità, in parte ancora inespresse, promuovendo in modo sinergico l'agroalimentare, il vitivinicolo e i mercati collegati. Continuiamo il nostro telegiornale con lo sport, il calcio. Ieri il Vicenza è stato sconfitto al Menti dalla Ternana. Di questo e di molto altro si parlerà questa sera su TV a partire dalle 21. Torna infatti rigorosamente calcio. Un Vicenza stanco alla terza gara in 8 giorni ha ceduto il passo ieri al Menti alla Ternana, che col minimo sforzo ha portato a casa i 3 punti. Se ne parlerà stasera a Rigorosamente Calcio, la storica trasmissione del lunedì di TVA dedicata ai colori biancorossi, che però quest'anno allarga l'orizzonte anche alle due formazioni di Lega Pro, il Real Vicenza e il Bassano, e all'Alto Vicentino che milita in Serie D. A condurre Rigorosamente Calcio sarà Mauro Dalla Pozza, in studio con Fabio Viviani e Stefano Tito Maglio e un giornalista del Giornale di Vicenza, che si confronteranno con i giocatori, gli allenatori e i dirigenti delle varie squadre. Tornando alla sfida di ieri al Menti. Né deluso né arrabbiato, bisogna tener conto che la terza partita è una settimana. Sono, malgrado il risultato, mi è piaciuta abbastanza la squadra, nella fatica, ha lottato nella fatica. Anche in uomo o meno abbiamo cercato di costruire qualcosa di importante. Loro sono stati più bravi di noi, sicuramente più freschi e più bravi di noi a sfruttare l'occasione che gli è capitata. Noi siamo stati più sfortunati, abbiamo preso un palo, abbiamo giocato ancora una volta un uomo o meno, questa volta per infortunio. Però era la terza partita e ci sta che noi eravamo più stanchi. Ora invece ci occupiamo di rugby.
Grande festa quest'oggi allo stadio comunale del rugby di Via Baracca per il 40° anniversario della società rugbyistica cittadina targata Rangers Rugby Vicenza, che conta numeri da record in tema di tesserati, vanta un settore giovanile di primo ordine in campo nazionale e ha come faro una prima squadra in Serie 2 che sogna la 1. Una festa per celebrare i 40 anni della Rangers Rugby Vicenza, che è iniziata proprio con quello che sarà il grande futuro di questo sport per noi, ovvero i piccoli, i ragazzini del mini rugby, che oggi accompagneranno le tre squadre seniores che si affrontano in questo torneo amichevole, che sono la nostra Rangers, il CUS Verona e il Reggio Emilia. Il tutto all'insegna di una celebrazione importante, perché credo che quando una società riesce a raggiungere con grande sacrificio, con la spinta dei suoi volontari che da questa notte stanno lavorando come pazzi per organizzare tutto al meglio, raggiunge 40 anni di attività e con pochissimi aiuti raggiunge addirittura la Serie A, direi che, come si dice in francese, chapeau. Grandi numeri comunque, dicevamo, perché avete un settore giovanile invidiato in tutta Italia. Sono numeri importanti e questo è garantito soprattutto da una delle due società, che è la Amatori, quella che si occupa del mini rugby, e da quel settore della nostra società che quotidianamente durante la stagione scolastica va a cercare proseliti nelle scuole. Per questa edizione è tutto, buona giornata. Abitare il futuro in piena sicurezza. Disponibile in tutte le filiali Banca Popolare di Vicenza.